Accogliere, ascoltare, donare. Nasce a Macerata nel 2023 Casa di Betlem, una struttura diocesana per rispondere a nuove forme di povertà e disagio. Attualmente 33 ospiti, minori, giovani e anziani, trovano rifugio e relazioni significative per riprendere il loro percorso di vita. Casa Betlem è una struttura, una realtà che vuole rispondere alle forme di povertà che in diocesi qui a Macerata noi incontriamo. Una realtà che è stata aperta a marzo del 2023, che attualmente sta accogliendo ben 33 persone, quindi ci sono delle figure minori, ci sono degli anziani, ci sono delle figure che comunque hanno vissuto un disagio sociale. È una struttura che non vuole dare qualcosa, ma vuole dare qualcuno. È una realtà che vuole corrispondere a delle relazioni significative ed è una realtà che si vuole fare voce per chi non ha più voce per gridare. Loro aiutarmi, adesso io ho trovato un lavoro, io posso aiutare mia famiglia, Gambia, sono molto contento. Io Alfredo in Casa Betlem trovo bello la compagnia e il numero di tutti coloro che sono presenti, perché riescono ciascuno a portare un contributo, chi una parola, chi un abbraccio, e questo consente di non sentirsi soli. La casa di Betlem, c'è tutte persone qua, non uguali, c'è il piccolo, c'è i grandi, tutti siamo famiglie. Ho girato tutta l'Europa. Quindi tu sei adesso un membro del nonno di Casa Betlem. È il nonno, e infatti lì vedo che il più vecchio sia di età e sia di... E sono io adesso. Fino a quando questi signori mi girderanno, io sto qui. Per me essere cuoca di Casa Betlem vuol dire soprattutto ricevere tanto amore, perché per me lavorare qui non è tanto il fatto appunto di cucinare, quanto il fatto di vedere star bene delle persone che purtroppo nella vita sono state più sfortunate di me. Casa Betlem è una casa benissimo, una casa non manca niente, fratelli tutti, ci giochiamo e la vita è bella qui. La bellezza è che ci si porta insieme, che ci si aiuta, che ci si sostiene. Essere educatrice qui vuol dire accettare che gli altri comunque portino la loro storia nella tua, nella nostra come educatori. E quindi uno si mette in gioco e si mette a disposizione. Una delle gratificazioni non solo mie a livello personale, ma credo per tutta l'equipe e per tutta la Chiesa diocesana, sia il rivedere delle persone che quando ricevono questa restituzione attraverso la relazione, attraverso le risposte che dà Casa Betlem, ripartono per il proprio percorso di vita, si reintegrano, ritrovano proprio la loro dignità da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista relazionale, intersecano una volta ancora delle relazioni sul territorio che danno l'opportunità di sperimentare la bellezza dell'autonomia e del ritorno alla propria persona.